bene tante cose, stasera veramente, come vi dicevo, ci sono tantissime sorprese. Questo palcoscenico, insomma, vedrà salire tante personalità importanti, tanti artisti importanti. Io voglio cominciare con loro perché Procida, tra le tante, grazie a un'attività culturale, promozionale della Regione Campania, di Scabec, ha il vanto di presentare una mostra importante che si inaugurerà il 20 di ottobre, però io voglio far salire qui sul palco i veri protagonisti che saranno sicuramente più bravi di me per raccontarle, che sono il giornalista, scrittore per il cinema, e per il cinema è stato direttore della Lucania Film Commission, Paride Leporace, e l'ideatore, perché è lui il vero protagonista, il regista, sceneggiatore, produttore Stefano Veneroso. Questa sera abbiamo il piacere, Paride, anzi tu avrai il piacere perché io ti cedo il palco, che sei indubbiamente una responsabilità grande. Indubbiamente più bravo di me, abbiamo il piacere di raccontare una mostra, I volti di Massimo Troisi, che nasce appunto dal rapporto tra Massimo Troisi e l'isola. Si tratta di 68 opere e Stefano Veneroso ci racconterà, poi entrerà nel merito. Insomma, una grandissima soddisfazione, anche perché insomma Stefano tra l'altro ha fatto tantissimi lavori, noi lo conosciamo tutti, tra il teatro e il cinema. Io voglio solamente ricordare due tra i film più importanti. Il primo, I bambini invisibili, un film del 2006, un film corale dove Stefano si è occupato di, diciamo, della regia della parte italiana, perché poi abbiamo avuto Ridley Scott, abbiamo avuto John Woo, abbiamo avuto Spike Lee, quindi insomma un incredibile successo. Mi dicevi, è stato il film tra l'altro più venduto, no? Sì, il film italiano più venduto. Buonasera. Vabbè, è stato un miracolo, diciamo. Cioè, la gente si sarà domandata ma chi è questo, però è stata una cosa bellissima, un film che è uscito in tutto il mondo. Io ho girato la mia parte appunto a Napoli, mi sembra ancora incredibile dirlo, Spike Lee a New York, Ridley Scott eccetera. Ovviamente ho passato un anno in aereo perché è stato a tutti i festival del mondo, è stato un miracolo produttivo anche, soprattutto. Poi ci abbiamo anche Da domani mi alzo tardi, che è un film che abbiamo guardato tutti, ci siamo innamorati tutti di questo film, un film che poi... Grazie, no, se parliamo di Da domani mi alzo tardi, per me, io siamo, vabbè, Massimo Troisi era fratello di mia madre, quindi io sono stasera proprio devastato perché sono venuto a Procida con lui, sono stato a Procida con lui durante le riprese del Postino, e quindi tornarci per me è stato proprio, quindi siamo alla Sala Troisi, c'è la mostra, i volti... La mostra, diciamo, che è una mostra collettiva di arte contemporanea, dove anche lì c'è lo zampino di Massimo, perché ho collezionato queste opere partendo proprio paradossalmente da un'opera di Massimo astratta che mi fu regalata da un suo amico produttore circa 30 anni fa, e da quella poi ho cominciato a collezionare, secondo me, delle opere bellissime. C'è anche un pittore napoletano del Novecento, uno dei più grandi, che è Armando De Stefano, che in quegli anni, metà anni 90, realizzammo un disco di poesie di Neruda, lette da un compact disc, lette da molti amici di Massimo, c'era Arbore, c'era Lopez, insomma, che ognuno di loro leggeva una poesia di Neruda, Bacalov fece delle musiche apposta, e io chiesi al grandissimo De Stefano di realizzare un'opera da mettere in quarta di copertina del compact disc, e lui fece questo capolavoro che si chiama Un'eruzione per Massimo Troisi. Ecco, da lì poi ho incominciato a collezionarne altri, di qualsiasi, anche di appassionati che di loro spontanea volontà hanno deciso di, mi hanno contattato, e siamo arrivati a 66 opere, anche realizzati con oggetti di riciclo, insomma c'è tante tematiche. Dopodiché ci sono altre due opere eccezionali. Una è una scultura realizzata dal grandissimo Lello Esposito, amico di Massimo, che Massimo teneva all'ingresso di casa sua e mostrava orgoglioso ai suoi amici, è un Pulcinella in bronzo speciale. È la prima volta che arriva qui a Procida. E poi il capolavoro dei capolavori, un mio amico dice, è la bicicletta più celebre del mondo, porteremo la bicicletta del Postino.
sindaco, tra l'altro il 20 di ottobre a Palazzo d'Avalos, esatto. Si tratterrà qui almeno fino a gennaio. Pare di Stefano, sì, insomma, no? Sì, quindi sì, insomma sì. È una cosa, sì, sì. È una cosa importante. Sì. Io invece tengo a dire, perché ci sono delle dichiarazioni che è importante leggere, perché ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato anche il supporto chiaramente della Regione Campania e la dottoressa Rosanna Romaro, l'assessore al turismo Felice Casucci e il presidente Scabec Annunziata Pantaleone, che stasera tenevano ad essere con noi, poi per impegni pregressi insomma si scusano, non sono qui, però garantiscono la vicinanza e il sostegno forte al progetto, ma scusami, soprattutto nel giorno dell'inaugurazione. Ci tengo veramente a fare un ringraziamento speciale a Procida innanzitutto. E poi al sindaco cui, ovviamente, alla Scabec con la quale abbiamo intrapreso un percorso da diversi mesi, e devo dire alla dottoressa Romano, perché è già da tempo che parliamo di questa possibilità che adesso mi sembra è diventata insomma, concreta e quindi grazie. E allora io non voglio rubare ovviamente il tempo e il palco a un vero critico cinematografico, perché Paride è coinvolto qui, intanto è anche membro della giuria e voglio ricordare anche il suo contributo, perché stasera abbiamo insomma i quattro finalisti, faremo le premiazioni, per cui c'è anche il grande contributo di Paride. Però insomma, che succede qua? Adesso succede un dibattito, cioè qualcosa. Cerchiamo che... di fare qualche chiacchiera. Permettimi di salutare la capitale italiana della cultura, Procida. Devi. Diciamo, perché siete un esempio per tutto il sud. Il programma, come si è imposta l'isola, non è una questione solo di Procida, della Campania, ma dell'Italia intera. Avete dato una traccia, uno che ha partecipato al processo di Matera capitale europea della cultura lo coglie tutto, quindi innanzitutto un grazie a Procida. E poi e grazie a voi, io non so se avete bisogno magari hai detto di un... molto il sindaco, cioè Stefano, allora, abbiamo bisogno di... volevo dire pure qualcosa su Massimo, è un po'... Ci lascio resti? Sì, come no, io vi serve una sedia, qualcosa, vi serve nulla, sì, la fate così, allora piedi, vi lascio il palco. Ti rubo la battuta, Cinema Troisi, a Procida, Massimo Troisi, qualcosa la voglio dire, proprio un tweet, diciamo. Troisi è qualcosa che appartiene al mondo, a una generazione, alla nostra generazione, perché questo giovane del sud che lo scopriamo in una trasmissione televisiva e poi diventa un punto di riferimento dell'immaginario, e tale lo è rimasto per quello che è accaduto. Tu sei il nipote, l'hai seguito, ti ha dato la sua arte. Qual è la riflessione che possiamo fare? So che ti costa questa cosa, lo capisco, però stasera lo dobbiamo dire. Cos'è Massimo Troisi per la cultura italiana? Ma cultura è una parola troppo alta, per la cultura popolare direi. Che domandina, eh? No, nel senso che io l'ho vissuto, insomma la vita mi ha fatto questo regalo bellissimo, perché è difficile proprio spiegare Massimo. Infatti io nei lavori che cerco di fare, che riguardano lui, uno è Troisi Poeta Massimo, che è uno spettacolo teatrale, e la mostra, quello che mi interessa è che sia lui a parlare, perché per me è difficilissimo raccontare Massimo, perché Massimo con una frase, con quattro righe, ti racconta un universo, e per me è impossibile analizzare questo. Per cui non a caso nel percorso della mostra ci sono dei blocchi di opere intervallati da cose sue che io fortunatamente sono andato a pescare da interviste degli anni 70, 80, soprattutto, e anche 90, dove è incredibile, cioè tu leggi una sua intervista e ti accorgi che in cinque righe c'è un mondo, c'è la sua ironia, c'è il suo modo di essere così sempre poetico, geniale, la sua prospettiva, ecco, questo per me è Massimo, è una... Vogliamo raccontare della sua pigrizia, perché si è molto favoleggiato sulla pigrizia, la sua di pigrizia, forse è... era un andamento lento meridionale. Io dico che era una pigrizia, come si dice, fertilissima, cioè nel senso che lui era capace di chiederti a casa, io ho vissuto molto con lui, lavoravo con lui come assistente in produzione, però spesso mi chiamava a casa e ci veniva a mangiare a casa perché c'era qualcosa da fare, quindi io andavo da Collina Fleming a Corso Francia, arrivavo a casa e c'era sempre da fare qualcosa, ma anche di facile, cioè lui non sapeva neanche
quasi accendere lo stereo, ti diceva passa un telecomando e poi si faceva una risata, il telecomando era a 2 metri, cioè questa pigrizia, ma quella era perché lui aveva bisogno, secondo me, innanzitutto per quel fardello che si portava appresso della malattia cardiaca che scoprì a 12 anni. E che quindi era una costante della sua vita, diciamo, che sì, man mano è cresciuto. Sì, questo secondo me ha influito moltissimo nel suo modo di vedere le cose, di essere, perché aveva bisogno di stare tranquillo. E quindi quando ci convocava a casa, lui di fronte al letto c'aveva un divano, quindi ci dava i compiti da fare, che erano tutti di qualsiasi natura, e poi diceva, viate a faticà. Perché io ho già fatto il mio l'ho fatto. Sì. E quindi ridendo Senti, Procida è anche un'isola di libri, appunto l'isola d'Arturo, ma anche il Postino, grande romanzo, però era sudamericano. Io mi ricordo che è lui che legge il libro e ha l'intuizione, la vogliamo rievocare questa cosa? Sì, assolutamente. Di solito non è così. Assolutamente, questa era una cosa perché io avevo iniziato a lavorare negli Stati Uniti grazie a lui con una produzione e avevo 23 anni e sentì lui al telefono proprio entusiasta, cose che lui non era mai così, non si, come dire, slanciava mai nelle cose, però mi disse testuali parole, lo devi leggere, sembra cucito addosso a me il romanzo. E quindi quando io capii questo e lo sentii così, e gli dissi Massimo, ma se torno, nonostante me l'ero sistemato e tutto quanto, gli dissi, avevi ma se... trovato l'America. Sì, sì, è vero, grazie a lui devo dire. Dissi, ma se torno una posizione me la trovi? E lui mi disse, torna e poi vediamo. Perché lui comunque ti faceva, giustamente, l'ho capito dopo, apprezzare le cose, no? Quindi io tornai e cominciai a lavorare con lui e lui sapeva, secondo me, per come è andata, poi dopo... uno si rende conto dopo, io poi ero giovane, quindi, però questo fatto della sua ostinazione a voler finire il film in quelle condizioni, dove era evidente, cioè lui era stanchissimo, ma stanco anche di camminare, però poi partiva il ciak, si batteva il ciak e partiva questa magia incredibile, anche su quest'isola ovviamente, tra... mi ricordo questa, non so come descriverla, questa cosa indescrivibilmente bella tra Massimo che recitava in napoletano e Noiré in francese, cioè un mistero. E le comunque, alchimie del cinema. Sì. E di Procida che diceva? Era preso come set? Chiaro, insomma, che si dice sempre quando si va in un posto è bello, è adatto per farci un film, però un'isola, sì, magica per un film particolarissimo. Sì, per lui era lo scenario perfetto, perché lui era attento a tutto, come sempre, nelle cose che faceva. E quindi però c'era sempre questa gioia, ma c'era anche un grande... c'era la sofferenza, c'era il dolore. Però per lui stava... Il set ne risentiva, cioè questa condizione si riversava sul lavoro oppure si cercava di sdrammatizzare la Troisi? Ma guarda, io ho lavorato, l'ultimo set che ho fatto come assistente alla regia è stata La Passione di Cristo, quindi Madera, set importanti, esatto, Gangs of New York, tante uno cose. Uno dei più grandi però film. Però quella sì, assolutamente. Però quell'amore che la crew aveva per Massimo, io non l'ho mai visto nessuno mai nella mia vita, cioè la gente lo amava perché lui era così, lui era una persona autentica, una persona pura, era, io lo ritengo un extraterrestre, perché poi ti giri intorno nel mondo, quando poi mi sono affacciato da solo non è stato facile, perché quel mondo là lui ce l'ha trasmesso e se uno lo va a cercare, secondo me è un modo, insomma, se lo si osserva bene, secondo me ti dà degli input per in qualche modo vivere meglio, secondo me. Senti, la mostra, ci ritorniamo, Noemi ha detto quasi tutto di quello che è importante, però è una mostra che ha già girato e che ha creato grande attenzione. Ci racconti qualche aneddoto di com'è l'impatto di chi viene a ritrovare Troisi e lo ritrova in delle opere d'arte? Ma sì, guarda, questo sì. Diciamo, questa mostra di particolare ha, secondo me, la vera grande particolarità, oltre a quel discorso delle frasi abbastanza, come dire, non conosciute, perché sono andato a prenderle in... Un lavoro di scavo hai fatto, sì, di archeologia di memoria. Però diciamo, lo si riconosce subito, è lui, dopo la prima riga, no? E poi...
secondo me l'altra cosa straordinaria, veramente straordinaria di questa mostra, è che io, anche andando a ritroso, ho chiesto agli artisti, quasi tutti ci sono riuscito, di raccontare, perché tutti, c'è questa cosa strana, perché quando parli di Massimo e stai parlando di Massimo, le persone, quasi come succedeva per i maestri del Rinascimento, lo chiamano Massimo, come succedeva per Raffaello, per Michelangelo, per Donatello, per Leonardo, per... perché c'è proprio una familiarità. E allora in queste parole di descrizione, 4 righe, 3 righe, 5 righe, si scopre ogni volta, quindi nelle classiche didascalie della descrizione tecnica, ok, ci saranno anche questi pensieri che secondo me sono illuminanti e che ti aiutano un valore aggiunto, descrivere meglio. Sì, secondo me questa è la vera particolarità, oltre al valore delle opere, che alcune c'è, che ne so, c'è Vincenzo Mollica, sono delle cose particolarissime, straordinarie, sicuramente da non perdere. Grazie a Scabbeck, alla regione a Procida, che dà questa opportunità in questa contingenza con la capitale. Senti, e sei il sacerdote, custode della memoria di Massimo attraverso l'arte e opere che lo riproducono, diciamo, e ti cimenti in un film che si chiama Da domani mi alzo tardi, che è una frase proprio alla Troisi che dice molto. Però fare un film su un monumento del genere credo che non è stato per niente semplice, diciamo. Almeno io così la vedo con occhio critico. Sì, io mi sono buttato in questa cosa perché il coraggio l'ho preso dalla forza del romanzo. Secondo me Anna Pavignano ha conosciuto Massimo nella maniera più profonda, anche di noi familiari, perché è grazie a quel romanzo che ho scoperto qualcosa che non potevo sapere. È una storia d'amore sostanzialmente, quindi diciamo c'è questo e c'è una, come dire, un particolare che è proprio una parte della personalità di Massimo in questo forse film, la più nascosta, mi sì, pare di esatto, capire. In questo film c'è, e io sono stato talmente terrorizzato che non ho scelto un attore italiano, ma non perché c'è gli attori italiani sono meravigliosi, però ero terrorizzato dall'imitazione. Esatto, quindi ho scelto un bravissimo attore inglese che si chiama John Lynch, forse lo ricordate per Sliding Doors, bravissimo, tra l'altro la mamma inglese ma non parla una parola di irlandese, ma non parla una parola di italiano, che secondo me dagli occhi ha trasmesso quello che era importante. Poi nel film c'è un brano inedito cantato da Pino Daniele. Infatti stasera ci sarà un omaggio proprio in questa lettura. Sì, il trailer, credo, sì. No, oltre il trailer, che lo vediamo. A questo punto faccio vedere il trailer. Che... Sì, sì, assolutamente, quindi grazie. Dalla regia del trailer ci rivediamo fra poco per il resto.
thawing tomorrow. I'll get up late. Da domani mi alzo tardi. Vieni Stefano, vieni, ritorna in campo. Grazie. Da domani mi alzo tardi. Quando sarà pronto, quando esce in distribuzione, come? Ormai è diventato, dire che canali si sono scelti, è importante. Sì, finalmente a fine anno dovrebbe, uso ancora il condizionale, uscire, perché io l'ho fatto, l'ho realizzato proprio durante la pandemia. Quindi dovremmo farcela per fine anno, per il cinema però chissà, magari faremo il classico evento e poi speriamo magari di fare Procida, una proiezione, no? A Procida, certo. Pigliamo un impegno. E quindi sembra per fine anno, insomma. Lo festeggiamo qua, mi sembra che sì, vada magari. E non finisce qui, perché se questo è il film, hai fatto una di quelle operazioni straordinarie che piacciono tanto ai cinefili, agli appassionati di un attore, di un regista. Prima è stata evocata dal sindaco, d'applauso, perché qui il cineturismo ha dato dei grandi frutti, molto ha fatto il postino, ma anche tutti i film girati a Procida. Tu hai realizzato un backstage inedito del postino, tu che hai fatto questo capolavoro e questa opera titanica, diciamo. Sì, il capolavoro giustamente il postino, io semplicemente ho avuto la fortuna, Massimo mi fece il regalo della vita, io avevo 24 anni e mi regalò la sua telecamerina. Mi disse incomincia a girare e vediamo, poi in quel periodo si era trasferito a casa di miei genitori, quindi lo avevo a casa, non mi sembrava vero, e la sera tornavo quando lui non era sul set, siccome per questo film è banale dire ha dato la vita, è molto di più, lui secondo me ha quasi pensato di poter cambiare il mondo con questo film, ci credeva tantissimo. E quindi voleva vedere le cose che si era perso, ecco, e io intanto giravo, filmavo e alla fine mi sono trovato ore e ore di girato, allora montai un backstage di 25 minuti che grazie al film ha girato il mondo, ma lasciai forse le cose più belle perché non avevo l'occhio, la maturità, e quindi uscirà a breve una nuova versione che si chiama Speciale Il Postino, uno sguardo dentro 1994-2022. E anche di questo vediamo. C'è il Procida, trailer. Sì. E quindi vi lasciamo col trailer. Buonasera. Grazie. E grazie al direttore De Feo di avermi voluto in questa bellissima festa di cinema. Viva, viva il cinema, viva Troisi, viva Procida, grazie. Stefano Venneruso. Grazie, grazie. Thank you.
stupendo. Massimo e togliere un pezzetto di restaglia lì e anche di questo pezzo. Tu quando sei là non indietreggia mai, nemmeno all'inizio. Io dovrei essere collegato. Bene, grazie. Ok. In quel periodo avevo 22-23 anni. Lavoravo e studiavo cinema negli Stati Uniti, quindi alternavo il mio lavoro di assistente alla regia alle riprese del backstage. Feci ore e ore di girato, ipotizzando anche insieme a lui una idea di struttura e di montaggio. Sul palco dice: guarda, ho letto un libro che mi piace tanto. Io ebbi immediatamente la sensazione che era un film da farsi immediatamente. Mi fece anche la sorpresa, perché poi tornare a Los Angeles e dice: guarda che abbiamo preso i diritti del libro. E lui rimase anche un po' così, dico: io non ci avrei mica ripensato per farlo. No, non ci ho ripensato. È stato veramente una soddisfazione senza precedenti. Pari delle Porace e a Stefano Veneruso, grazie per aver condiviso con noi queste emozioni incredibili. Ricordiamo ancora